Il motorino semidistrutto è qui. Il fatto è avvenuto sabato notte. Jasvir, lei è la titolare di un negozio, attività commerciale che propone cibo indiano. Esattamente cosa è successo? Praticamente io stavo lavorando sabato, c'è gente in giro, rotonda per tutti. E qui tutti i sabati un po' c'è caos. E stavo lavorando, mi hanno indicato che il mio scooter era caduto, due ragazzi stavano litigando, picchiandosi, praticamente saliti sopra scooter. Quando sono uscita, io guardando ho detto ragazzi per favore, e più di quello non potevo E cosa è fare. successo poi? E hanno continuato a litigare, litigare. Qualche cliente ha provato anche a chiamare i carabinieri hanno sentito, poi sono arrivati dopo 15 minuti, 20 minuti mi sembra. Due ragazzi che erano appena andati Stavano via. continuando picchiando, All'arrivo dei picchiando, carabinieri erano già picchiando. andati No, via. erano già andati via, sì. Lei ha fatto denuncia? Quanto ha costato? No, non sono andata, mi dispiace perché cosa faccio? O lavoro qui o mi distruggono le cose, o cioè 2 ore tonde andavano perse. I danni più o meno a livello economico quanto sono? Praticamente è una paraparessa, non è così grave, però è sempre un danno in più. Non è che la tua cosa che tu il giorno dopo immagini che è rotto e poi io il mio scooter uso sia per lavoro, praticamente tengo qua proprio perché devo fare qualche consegna, mi serve il scooter, lo faccio consegne a domicilio. E Qua alla poi marina c'è un problema di sicurezza. sabato sì. Ci tengo a precisare perché ogni sabato di solito c'è molti ragazzi che fanno casino. E anche dopo che siamo andati via, io abito qui in zona marina, per quello lo so, sento urla, sento tanto altro. C'è chi dice che alcuni locali vendano alcol anche oltre un certo orario. Penso di sì, certo orario, perché qualcuno come pub sono fatti per questo, non lo so. Quindi, dal suo punto di vista, lei è una commerciante, c'è un problema di sicurezza qua alla marina. Sabato se ci sono più controlli è meglio, sabato sera, cioè penso che devono essere più controlli, ci sentiamo più tutelati. Ha avuto paura, per Sì, quanto ho capito. Sì. ero in panico, anche il giorno dopo mi è venuto forte mal di testa che non andava via, proprio perché ti immagini, tu stai lavorando, succedono queste cose, non sei tranquillo. Quello dà fastidio, devi lavorare tranquillamente, non devono succedere queste cose, anche se è capitato diverse volte che erano stati rovesciati i vasi. Qualcuno era ubriaco, aveva buttato le sedie. Cioè, diversi episodi. Sono da 5 anni, vivo a quartiere Marina da 15 anni. Però, questi 5 anni ho capito cosa vuol dire vivere in Marina. E cosa vuol dire dal suo punto di vista? Vuol dire che ho un'attività che mi sembra che è troppo caos. Non avevo visto così, stando fuori dalla mia attività, non avevo mai immaginato che doveva essere così il quartiere Marina.